settimana della Pallamano Benevento sarà contraddistinto da un piacevole esordio. Domani presso l'Istituto Rampone avrà luogo la prima giornata del campionato Under 14 con due squadre giallorosse ai nastri di partenza. E intanto, spostando l'attenzione sulla prima squadra, durante l'allenamento di giovedì 5 gennaio le nostre telecamere hanno effettuato riprese alla squadra in azione ed interviste ad alcuni componenti dello staff dirigenziale il servizio. Per quanto riguarda la prima squadra, siamo pienamente in linea con gli obiettivi che ci eravamo prefissati. Difatti siamo al primo posto in classifica, penso largamente. Per quanto riguarda invece il settore giovanile, siamo ancora più contenti perché non ci aspettavamo assolutamente una risposta in termini numerici, soprattutto di ragazzi. Devo dire un po' più presente la provincia, però come inizio va benissimo, insomma. Oggi state facendo qui l'allenamento, ma abitualmente dove vi allenate? Purtroppo con il settore giovanile siamo ancora itineranti, non abbiamo una casa tra virgolette e speriamo a breve di averla. Per la prima squadra siamo riusciti ad ottenere 3 serate qui e per il momento ci arrangiamo così. In particolare dove vi state allenando? A Sant'Angelo, se non mi sbaglio? Sì, c'è un gruppo di ragazzi che si allena a Sant'Angelo, un altro gruppo di ragazzini sempre che si allena tra San Lorenzo Maggiore e Guardia San Framondo. E quindi stiamo cercando anche una palestra qui a Benevento perché abbiamo bisogno anche di qualcuno che ci segua sulla città nostra. Comunque, oltre alla passione dei ragazzi, c'è la passione di chi porta avanti le squadre. Questo è assoluto. Noi siamo appunto tutti. Ormai si sa come è nata questa squadra. Per adesso ci stiamo dando da fare un po' tutti. Io vengo appunto da San Lorenzo, dove abbiamo preso questi ragazzi, li abbiamo portati qui a fare la partita. Per il momento va bene così. Cosa vi dicono i ragazzi? Ma io la speranza almeno è che loro apprezzino i sacrifici che facciamo, perché anche per loro, con la speranza che poi qualcuno di loro in futuro, perché è chiaro l'obiettivo nostro è quello, che qualcuno di loro in futuro riesca a calcare poi in maniera professionale i campi di pallamano. Andiamo un po' più nel dettaglio, quanti anni hanno i ragazzi? Beh, questi che sono qui oggi variano da 13 fino a 10 anni, c'è anche qualcheduno più piccolo. La prima squadra sono seniores, c'è qualche over 36, over 37, però poi ci sono anche dei ragazzi che sono under 18, diciamo c'è un buon connubio. Io credo che al momento abbiamo bisogno soprattutto dei più esperti, perché l'obiettivo nostro ed è anche dichiarato, è quello di vincere almeno 2 campionati consecutivi. Abbiamo iniziato a cercare di coinvolgere un po' anche la provincia su questo sport, che secondo noi è fondamentale, perché poggiarsi solo su un discorso cittadino poteva essere anche limitativo. La nostra idea comunque è quella di crescere sotto questo profilo e quindi abbiamo puntato un poco anche sulla provincia. Sembra che i risultati siano soddisfacenti, anche i ragazzi sono contenti? No, i ragazzi in effetti loro avevano iniziato, ovviamente provengono da altre esperienze di sport, chi pallacanestro, chi calcetto, si sono avvicinati con curiosità a dire la verità, perché per loro comunque era uno sport nuovo. Poi man mano che hanno iniziato a provare, iniziato a fare allenamento, anche grazie alla bravura dei nostri tecnici si sono appassionati molto, tant'è che vengono dalla provincia e vengono fino a qui per poter allenarsi e diciamo fare queste partite di prova nell'attesa dell'inizio del campionato. Voi avete degli obiettivi, ma da parte vostra quali sacrifici comporta? Beh, gli obiettivi noi non li abbiamo mai nascosti, la prima cosa è quella comunque di creare un settore giovanile e quindi tutti i nostri sforzi sono tesi e i nostri sacrifici sono tesi a creare un settore giovanile che è poi l'asse portante per qualsiasi squadra e per chi ha obiettivi di crescita futura. L'obiettivo per quanto riguarda i grandi è oramai dichiarato sin dall'inizio, la nostra squadra è la più forte del campionato, è prima in testa, al comando, da sola, ampiamente, senza nessun problema. Credo che non dovremmo avere difficoltà a vincere il campionato di Serie B e quindi ad approdare la A2.
Ed ora spazio al Benevento Calcio con la notizia che salta l'arrivo di Genevieve.